A settembre torna alla Rio Fiere la mostra scambio di auto e moto d'epoca, un doppio appuntamento perché oltre alla 14ª edizione di questa manifestazione, l'associazione che la promuove, fondata da Angelo Colombo, compie 30 anni. Sono 32 anni che viaggio su due ruote e 30 anni che ogni mattina penso chi devo andare a disturbare. Quest'anno, sì, il 23 e il 24 settembre, all'Ario Fiere si terrà la 14ª mostra scambio. La chicca, diciamo, che quest'anno c'è, che grazie a ACI storico di Como, in concomitanza della mostra scambio si terrà il pauroso rally, per cui saranno 3 giorni ben intensi sia di assistenza macchine rally, ma soprattutto il sabato mattina alle 9:30 del 23 settembre partiranno dal piazzale Fiera 120 favolosi rally, per cui penso che sarà uno spettacolo nello spettacolo. In concomitanza, dentro i padiglioni, si terrà il quarto concorso di eleganza di altre altrettante bellissime macchine. Grazie alla scuderia e al portello di Seregno Arese, porteranno lì una favolosa Alfa 1009 del 1954, di cui Clay Regazzoni, con i comandi per disabili, ha fatto varie gare, tra cui la Panamericana. E più grazie a un altro, diciamo, club di moto, che è qui di Lecco, di Calco, porteranno altre una, due moto adattate per ragazzi che hanno problemi di disabilità per fare gare, per cui c'è una giornata, 2 giornate dedicate sia all'auto, alla moto, alla tecnologia, senza barriere. La domenica si chiuderà con la consueta passeggiata d'autunno. Quest'anno, siccome sono i 30 anni, allora arriveremo alla cittadella agostiniana, dove è soggiornato Sant'Agostino per un aperitivo.